Ciao a tutti e benvenuti a questo appuntamento verso la Milan Games Week, che è praticamente annuale da parte di Ludens, fin quando da 5 diciamo, eventi a questa parte. Ludens c'è stata 2016, quindi 16, 17, 18, 19, 20 è saltata e 21, esatto, questo è il quinto. Se vogliamo, viaggio di esplorazione che Ludens fa all'interno della Milan Games Week. Sono in compagnia di Logan, qui presente, Ciao a tutti. che però sta guidando, quindi Chiamatemi Ambrogio oggi. Ambrogio, ok. Che compie gli anni, quindi gli facciamo degli auguri a Logan, giusto? Buon Sì. compleanno, Grazie, Logan, tanti grazie. cari auguri. Festeggiamo in maniera un po' strana, un po' anomala. Anomala, 63 anni non capita tutti i giorni, No, dai, quindi almeno portati bene. assolutamente sì, assolutamente sì. E facciamo questa live atipica perché questo lo possiamo anche togliere, giusto? Non ci serve. Abbassa un pelo, semmai se la chat eventualmente se c'è qualcuno. Facciamo questa live atipica perché di solito non facciamo live durante il giorno e soprattutto non parliamo mai di Milan Games Week, che sono delle fiere consumer, se vogliamo, e quindi Ludens ovviamente non è un tipo di realtà progettuale molto legata al consumo, ecco, non è specificamente legata al consumo dei videogiochi. Anche se li consumiamo, insomma, ieri hai cenato con pane e Astro, come si chiama quello della Astro Playroom. Astro Playroom, ed è stato molto molto buono, insomma, infatti. È rimasto un po' qua. Sto un po' qua, riesco ancora a sentire Il dual il sense. DualSense che si muove. Tanto c'era una pubblicità di PlayStation 2, eh? Ti ricordi di quel Paul, Jean-Claude si chiama? Ci sta questo tizio che va in un ristorante a mangiare in Francia e ordina una PlayStation 2 e praticamente gliela servono, la apre proprio dentro e ci sono, che ne so, degli spaghetti al nero di seppia, delle cozze, cose da mangiare, è fantastico. Mangia i controller, mangia le memory card, ci mette il limone sopra, è una pubblicità tipica. Non lo so, nella mia testa è dolce, non è salata, perché sono due. Sì, è atipica Non quella l'ho mai lì, sì. assaggiata. E C'è gente che niente. ha assaggiato cos'era le cartucce dello Switch. Gente che assaggia. Ah, giusto, bisogna Quindi. dire che le cartucce. Ma perché Nintendo ti porta quel tipo di cose? Guardi una copertina, ripeto sempre, ma mi voglia di comprare un Kinder o qualcosa, soprattutto i giochi di Super Mario. Ma a parte questo, cosa interessante è che una volta, ad esempio, Sony, quantomeno Sony, ho visto investire in delle pubblicità che avevano un loro senso, oltre che commerciale, molto artistico, esteticamente rilevante anche come linguaggio. Mi ricordo quello che ha girato David Lynch in Lynch, esatto. particolare, e forse erano la cosa che meno si prestava ad un senso commerciale, perché erano Ti inquietanti, ricordi la effettivamente. tipa, l'aliena, deforme? Come no, come no. Ma mi ricordo anche cos'era quella papera, quegli uomini, usciva la testa, c'era del fumo che usciva, Sì, l'uomo infatti si trova ingessato. quasi un po'. Sì, questa surrealtà che però secondo me denotava una volontà di far rientrare il discorso videoludico al di quello artistico, abbracciando un po' i linguaggi, cioè, chiamando David Lynch non è che ti avrebbe fatto una pubblicità di maniera come avrebbe potuto ideare un Steven Spielberg, per intenderci. Evidentemente avrebbe fatto qualcosa che o lo accettavi così com'era o no. Sì, Cioè, oltretutto secondo me presumo che gli questo. abbiano detto, o che lui abbia detto va benissimo, faccio qualcosa per voi, ma datemi carta bianca. Sì. È evidente che l'hanno fatto. Io darei, se avessi la possibilità per Ludens, a David Lynch di Di fare farci qualcosa, di la uscire sigla con nuova, la una facciamo fare da videosigla, lui. sì. Creami qualcosa, farebbe delle cose interessanti. Un minimo ovviamente bisognerebbe
spiegargli in merito a ciò che propone Ludens, quindi Beyond the Players, oltre il videogioco. Ma perché non Michael Bay, ad esempio? Come te la vedi? La sigla di Michael Bay. Sì, ma che film fa lui? Sempre... Beh, Transformers... Robottoni... Sì, si potrebbe fare, effettivamente, niente male. Comunque, Gian, dall'alto dei tuoi 63 anni, sempre guardando alla strada, sarà una delle ultime Games Week che farò, perché poi l'età pensionabile si avvicina, quindi. Certo. Però, ma dai. Spiega agli amici da casa, che sono connessi numerosi, cosa pensi della Milan Games Week, qual è il tuo pensiero, perché ci stiamo andando o perché non ci si dovrebbe andare? Allora, parto dal perché ci stiamo andando. Ci stiamo andando perché intanto a livello personale la Milan Games Week rappresenta anche un po' il momento in cui io e te ci vediamo dal vivo. Sì. Visto che comunque, per chi ci segue, che tanto per chi già ci segue lo sa, non è che abitiamo proprio vicinissimi, siamo quasi dalla parte opposta dell'Italia, e quindi questo ci fornisce l'occasione di vederci appunto live. E ci andiamo perché comunque non solo ci vediamo dal vivo tra di noi, ma anche tutti i ragazzi, che buona parte dei ragazzi che ci seguono su Telegram, online, questa è un'occasione per vederci, una volta abbracciarci, con le dovute distanze, una volta abbracciarci, e quindi è un bel momento, sì. Un bel momento. E poi perché sfruttiamo questa occasione, perché alla Milan Games Week abbiamo la possibilità di entrare in contatto con tantissimi sviluppatori indipendenti che si trovano lì appunto per esporre i propri lavori, e quello che vogliamo fare noi è appunto cercare di approcciarci a loro, parlare un po' di cosa significa essere uno sviluppatore indipendente, quindi non avere alle spalle una major o finanziamenti importanti, sì. E cercare di cavarsela da soli, che poi è quello che stiamo facendo anche noi con il Ludens. Quindi diciamo che c'è un'affinità dal punto di vista economico, ma spero di no, insomma, abbiano delle possibilità maggiori rispetto a quello che è il Ludens. Però sì, l'intento è quello avere vicino, sentire vicino una realtà dello sviluppo, una realtà legata alla concezione del videogioco che sia autentica, verace, ma soprattutto possibile, perché sfido ad avere un contatto vicino, umano, aperto, arreso, sincero, chiamalo come voi, con i grandi sviluppatori di grandi titoli. È impossibile avere, posso dire, Kevin Levine, un Kojima, qualcuno che presenta, un grande sviluppatore che presenta il suo gioco ad uno stand. Magari poteva essere negli anni 80, quando c'erano sviluppatori che dicevano: ehi, ti presento il mio gioco, me lo sconosciuto. La cosa bella che abbiamo notato, almeno 2 anni fa, quando abbiamo fatto la Games Week 2019 nelle interviste, è come i game designer, coloro che si occupano di videogiochi e che sono qui presenti alla Milan Games Week, parlino dei loro videogiochi in un modo totalmente differente da come sono poi presentati dalla stampa, da come la stampa ne parla e crede le narrazioni, e come ci sia questo dislivello tra la produzione, l'intesa, anche se vogliamo creativa col videogioco, e l'interpretazione di chi poi, parlo della stampa generalista, va a riportare i comunicati, va a riportare ciò che è scritto nei press kit, o si adagia su dei livelli di comunicazione sempre molto stereotipati. È importante questo, secondo me, notificarlo, perché ti dà anche un'altra percezione di come non solo si può parlare di un videogioco, ma di come ci dovrebbe essere, ed è questa, secondo me, la grande funzione della stampa, che
non credo accolga pienamente, anzi, piuttosto in crisi da questo punto di vista, cioè avvicinare l'industria del videogioco, chi videogiochi produce, con chi videogiochi li consuma. Usare questo filtro, se vogliamo, della possibilità di creare una comunicazione tra loro e i consumatori, che sia culturale, che rispecchi una visione, poi a prescindere da quanto lo sviluppatore ti possa dire, a prescindere da quanto ti possa dire, perché tu puoi anche dire, ok, lo sviluppatore mi ha detto che questo gioco parla del mondo e delle divinità ancestrali legate alla cultura tribale africana di quella popolazione X, in realtà io non ce l'ho visto, in realtà ci ho visto tutt'altro, per carità, poi non è che è chiaro che ognuno tira l'acqua al suo mulino, però un minimo di inquadramento culturale da chi videogiochi li produce, riportarlo in un modo che non sia soltanto questo è un videogioco che può far divertire, l'abbiamo pensato per unire le famiglie, l'abbiamo pensato per posso dire, giochi multiplayer, quelli cooperativi, locale, no, cioè. Ma poi stavo pensando, mentre mi dicevi queste cose, la differenza anche proprio a livello di fiera, no? Games Week. Abbiamo un'area indie proprio separata dal resto della fiera, nel senso dove ci sono concentrati appunto le varie postazioni dove gli sviluppatori fanno vedere i propri lavori su postazioni anche abbastanza piccole, no? Spesso tutte uguali, ognuna con magari ovvio la locandina, quel brand del proprio gioco, comunque una cosa abbastanza standardizzata. Poi, sparsa nel resto della zona della fiera, abbiamo le varie postazioni, magari anche con delle postazioni di prova di anteprima dei titoli che dovranno ancora uscire. Parlando di quella passata, nel 2019, ti ricordi, avevamo, parlando di giochi AAA, avevamo Marvel Avengers, avevamo una cosa gigantesca, insomma, i AAA, appunto. C'è proprio la differenza di approccio abissale. Postazione Avengers, esempio, va dalla mano, seduto, una coda incredibile dietro, tu alle spalle hai ragazzo X, con il badge e la maglietta di Square Enix, per dirne una, Coppedia forse, che è messo lì a controllare cosa fai, appunto. Alla fine è quello, e a scandirti il tempo di gioco per poi far arrivare l'altro. Alla postazione indipendente di Calamaro Nudo 6, tu hai lo sviluppatore che si siede di fianco a te, ti spiega come giocare, ti spiega le idee che ci sono dietro lo sviluppo del gioco, ti racconta cosa ha portato alla scelta di quel determinato elemento di gameplay e tu viceversa gli puoi fare delle domande, cioè è tutto un altro modo di intendere il rapporto con il videogioco poi. Ok, scusate, ma Logan aveva il Il riscaldamento che mi riscaldamento stava acceso cuocendo il sotto il telefono. telefono. Il telefono a un certo punto, riscaldamento dell'auto, il telefono ha detto sto morendo, toglimi la giacca o spegnimi per un po'. E Logan ha deciso insomma di spegnere. E quindi niente, siamo tornati. Beh, gli ho anche tolto la giacca. E anche tolto la giacca. Parlavamo quindi del tuo aver portato questa idea critica di, come si chiama, Sentivo il 2 remake. di recensione, Sì, in esatto. cui hai preso pezzi di varie recensioni del passato di Resident Evil 2, quindi non è meno del remake, No, dell'originale del 98. del già del 98, creando tutto questo, ripeto, su Ludens 1, In cioè su pratica, fino questo. alla fine del pezzo dove lo esplicito chiaramente, non si capisce che invece che parlare del remake parlo dell'originale. Ok, e intanto controllo che l'audio, ovviamente siamo in auto, quindi
o ci avviciniamo di più, Gian, facciamo così, no, 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 tu guida, guida, magari io mi metto più avanti con, ecco, il sedile, sperando che si senta meglio, e quindi niente, parlavamo di questa, io la chiamerei distanza che si crea tra come viene presentato un videogioco dalla stampa generalista, dai siti specializzati, da come se ne parla fondamentalmente di videogiochi, quando si hanno a disposizione informazioni dei kit, dei press kit, da come gli uffici stampa elargiscono le informazioni affinché vengano comunicate in un certo modo, e invece chi sviluppa i videogiochi. Sarebbe interessante fare una rivista in cui gli sviluppatori parlano dei loro videogiochi, ne scrivono. Ovviamente, se vogliono tirare l'acqua al loro mulino, si può fare, perché tu vuoi parlare bene del tuo videogioco, ok, ma è proprio... È anche difficile trovare quello che parla male, voglio dire. È vero, beh, certo. No, guarda, lo sviluppatore va schifo. Va schifo, non comprato. Non compratelo male. La cosa che trovo interessante di un sistema simile, di una mentalità simile, è che al contrario dei film, in cui molte volte ci sono anche degli aspetti che non sono totalmente programmati, quindi la pianificazione strategica, la produzione, tutti gli aspetti collegati a come si fanno i film, riprese aggiuntive, eccetera, hanno una possibilità che l'interpretazione sia rimessa non soltanto al regista, ma anche a chi va a fruire dell'opera. Insomma, sono anche le modalità creative di un prodotto culturale che poi ti portano a parlare in un certo modo, quindi avere anche libertà su come ti esprimi su quel prodotto. Con il videogioco invece, necessariamente presumo, ti parlo di videogiochi indipendenti, non quelli giganteschi, comunque, rimaniamo in quest'ambito, necessariamente presumo un game director deve supervisionare tutte le fasi di produzione e in qualche modo quindi sa esattamente cosa il suo videogioco contiene, cosa il team di sviluppo ha portato avanti, e quindi ne può parlare con una cognizione di causa, secondo me, molto più profonda rispetto magari ad eventualità di altre forme espressive. Ovviamente non sto dicendo che se incontriamo registi indipendenti non sappiano parlare in maniera interessante dal punto di vista culturale delle loro opere, dico soltanto che l'attenzione di cui c'è bisogno per creare un videogioco necessariamente prevede personalità creative che siano molto estremamente consapevoli di quello che fanno. E noi l'abbiamo notato andando proprio alla Milan Games Week, perché nella Milan Games Week, con la possibilità che è parlare di queste persone, siamo stati submissati da visioni, da possibilità narrative, da interpretazioni di un videogioco che non ci saremmo mai aspettati così a vederlo su due piedi, ma anche dal punto di vista dello sviluppo stesso, perché quando noi vediamo un'opera non conosciamo il processo creativo, si muove su schermo, le domande esistenziali delle tipiche dell'uomo: perché sono qui, cosa devo fare, eccetera, queste sono, dove devo andare, io incontro un videogioco appena inizi, cosa devo fare, perché, come si deve portare avanti, eccetera. No, invece quando la si dice abbiamo scelto, che ne so, di usare un parallasse come movimento, quello che stiamo pensando usata... rispetto alla realizzazione di un film, sì, dove anche comunque a livello di intervista, noi ipotesi, quando tu parli con il regista, un creatore di una pellicola, qualsiasi sia il ruolo, a meno che non sia magari proprio l'addetto agli aspetti visivi, però le domande che si fanno base: perché, cosa perché c'è questa scena, cosa sì, significa, eccetera. Il videogioco, oltre a questo, sarebbe interessante anche sapere: ma come hai fatto a fargli fare questa cosa qui? Sì. Perché c'è un aspetto tecnico che, ovvio, di nicchia, magari non interessa a tutti, cioè a me interessa giocarlo il gioco, poi del come lo sviluppatore abbia fatto in modo che il personaggio in quel momento da blu diventa verde, a me non mi deve interessare, ma se me lo spiega, sì, magari sì, non riesco nemmeno a capirlo, ma
spesso i giochi indie hanno idee particolari che magari nemmeno si vedono o si vedranno. Titoli più blasonati, tripla A, sì. Perché i tripla A seguono il mercato, i tripla A si indirizzano a quello che vuole la massa. Perché vediamo un sacco di giochi tutti uguali? Perché tutti si lanciano su un genere specifico quando vedono perché che quel genere vende. La ricerca di mercato, esatto. Di focus group che dicono che tipo di gioco le può sviluppare, delle grandi software house che tra l'altro hanno anche una responsabilità nei confronti di investitori, finanziatori, certo. Quindi si devono attestare necessariamente su delle basi consolidate, perché Hideo Kojima è diventato scomodo, perché Konami probabilmente ha visto che le sue, la produttività di un videogioco prodotto dalla Kojima Production, sviluppato dalla Kojima Production, non era più così necessaria per il business dell'azienda. Certo. È un punto di vista business, purtroppo, e quindi ecco, se si cominciasse, come dici tu, a ragionare invece in termini strutturali, pensando che un videogioco, ma è bella quella pianura coperta di nebbia, la nebbiosa, che un gioco invece è fatto da componenti di videogiochi indipendenti, intendo, che non troverai nei giochi AAA, questo è, secondo me, potrebbe illuminare sul valore di questi prodotti. Infatti il problema è che, oltre che l'interpretazione critica e culturale, c'è bisogno anche di una voce interna. Cioè noi abbiamo una risorsa grandissima che sono gli sviluppatori che tu puoi contattare. Dovremmo portare, non noi perché noi non facciamo giornalismo videoludico, ma chi fa giornalismo videoludico dovrebbe essere preparato a fare domande pertinenti al videogioco che di cui si sta trattando e allo studio di sviluppo, quindi conoscerne la storia, conoscerne la fondazione, quali sono gli obiettivi, che domande che poi possono arricchire anche la consapevolezza che ha il consumatore, il videogiocatore, quando va a giocare. Perché io molte volte, come Gianni, come la letteratura, nella nostra rubrica, come si chiama, quella sui libri, quindi Ready to Play, il nostro motto è leggere per meglio giocare, ok? E necessariamente l'accrescimento culturale che ti dà un libro, un testo, eccetera, che è collaterale alla tua attività videoludica, ti fa avere un sapore diverso quando vai a giocare, ti allarga la mente. Io nella live che ho portato di Silent Hill 2 in particolare, su Twitch per Ludens, per festeggiare il 25esimo, giusto? No, il 30esimo, 2001, 20esimo, il 20esimo, diamoci tutto sto tempo. Cosa è successo? È successo che, oltre ai contributi della gente, ovviamente, che partecipava in live, chi segue Ludens, che sono stati sempre fondamentali e che ringrazio sempre per rendere belle le live, i libri che avevo letto su Silent Hill 2, Il motore del terrore di Perron, per esempio, ma tutta l'analisi che è stata fatta dai progetti indipendenti, come le riviste di un tempo che erano appunto solo indipendenti, tipo Project Ring, quando uscì Silent Hill 2 se ne parlò tanto di varie realtà dello sviluppo, ma soprattutto anche della trama, eccetera. Tutte queste cose hanno espanso la mia voglia e capacità di interpretare quel gioco e me lo sono goduto. Io credo, presumo, forse un 30%, 40%, da azzardare di più, rispetto a chi non avessi conosciuto nulla. Perché invece di rimanere attaccato, eccetera, perché ce l'avevo giocato, Silent Hill 2, è stato bellissimo giocarlo con le conoscenze che avevo adesso, che avevo sviluppato, certo. E poterne parlare, riscoprirlo. Chiavi di lettura di sì. Quindi internet è una risorsa gigantesca per poter acquisire informazioni, e porca miseria, dovrebbe essere utilizzata per far aumentare la consapevolezza culturale di un videogiocatore quando va ad approcciarsi ad un videogioco, a un'opera, fondamentalmente. Cioè, non stiamo a parlare di consumare la Coca-Cola, apro la lattina, bevo ed è fatta, poi anzi, dello smaltimento non me ne frega. E poi varrebbe anche lì il discorso, comunque, perché
perché se io vado a cercarmi la storia della Coca-Cola, il come è nata, sì, il perché è nata, perché comunque nasceva come medicina. Come medicina, guarda che bravo. Me la godo di più quando me la bevo, è normale. Oppure faccio il contrario, dico no, aspetta, forse argomenta, è meglio se la butto via. Cioè, quindi va bene essere ingannato, l'importante è godere mentre si consuma. Godere, esatto. Ok, questa è la prima massima della giornata del 63enne Logan. Meglio essere ingannati, anzi è bello essere ingannati se ti aiuta a godere di più. E con questa possiamo anche salutare. Sì. E con questo spirito che ci stiamo muovendo verso la Milan che ci spiega. Meglio. Ora scriviamo su una pagina Facebook. Okay. Meglio essere ingannati se ti aiuta a godere di più. Va bene. Ah, ok. Che comunque la massima è iniziata. Cioè, la distribuzione delle massime è iniziata ieri sera. Hai ragione. Intanto toccano. Non dico. No, vabbè, raccontiamola questa cosa, perché sfatiamo anche il mito che Ludens non sia cameratesco. Praticamente io non ho la PlayStation 5 così come tante altre persone, ma non sono nemmeno interessato al momento a possederne una. E quindi, ospitato da Logan a casa sua per una notte, per venire a Milan Games Week ovviamente, per due notti, anzi, fa mille. Luigi, col controller, sua figlia era appena uscita assieme a sua moglie dalla stanza. Appena sono uscite, Logan prende il DualSense, il controller della PlayStation 5, e mi dice: intanto, tu intanto. Toccano. Ecco, questa cosa qui, no? Ho pensato, ma se ti sentisse tua moglie, no? Appena ha detto con una voce, come a dire. Non era, oh, che lui intanto, no, nel senso, l'ha detto in un modo come a dire, tu intanto, vedrai cosa intanto, c'è dopo, toccano. Tu intanto toccano. Gian, cosa, ti rendi conto di quello che stai dicendo in doppio senso? Però, si vuole essere maliziosi, però, detto così è un po'... Era solo l'inizio. Era solo l'inizio. Poi l'ho toccato. Controllo. È stata anche una bella esperienza, dai. Vibrava tutto. Basta, perché sì. Degeneri. Ci vediamo dopo. Adesso dobbiamo attaccare il navigatore necessariamente. Ok. Quindi ci vediamo per una prossima live più tardi. Assolutamente. Ciao. 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 Eccoci di nuovo. Questa volta arrivati all'interno della Fiera Milan Games Week qui a Milano, dopo aver trovato il nostro posto, aver affrontato la fila e il contingentamento dovuto all'emergenza del Covid-19. E faccio intanto già un controllo per vedere se ci sono problemi, ma non dovrebbe esserci, giusto? No, dovrebbe essere tutto okay. Ci sono anch'io, mi inquadro. Eccolo qui. Sì, ci sei anche tu. Ci sono? Anche... In diretta? Sì. L'audio com'è? Ottimo. Alla grande. Dunque, che dire? Sincronizzato più che altro. Spero di sì, non lo so. Mi viene in mente che una riflessione proprio veloce da fare, il modo in cui all'interno di un mercato basato appunto sul business del pop, quindi del popolare, delle creazioni che da artistiche, da un punto di vista espressivo anche mediali, no? Nel senso, mettiamo una serie TV, ecco, mettiamo Squid Game si chiama, giusto? Che sta andando tantissimo, si trasformano subito in oggetti, in mercificazione. È tremenda questa cosa, non volevo fare una critica per carità, questo il mercato in questo modo, però è tremenda come una cosa possa venire mercificata in pochissimo e produrre quindi quantità industriali, ad esempio, di risorse lavorate, tipo la plastica. Se pensiamo alle maschere
di Squid Game che sono state prodotte, che gli stand qui al Cartoomix, si chiama questa, anche questa fiera, cioè questa doppia presentazione quest'anno, e vedi questi oggetti di plastica con i segni della PlayStation, fondamentalmente, cioè quadrato, triangolo, certo. Tanto c'è anche una marca di vestiti che ha gli stessi simboli, triangolo e X. Sì. Sì, boh, sì. Vabbè. O magari è un che non so se è merchandise legato anche a quello. Non so, è vero che il triangolo e la X sono ovunque. Ecco, non so se questo merchandise che abbiamo visto, come per esempio Squid Game, sia connesso, cioè sia licenziato ufficialmente, perché ho visto che sono stand indipendenti. Sì. Però è. Diciamo che è gente che ha cavalcato l'onda. Sì, sì. E mi fa pensare, ovviamente, siamo una fiera consumer, fiera per consumatori, quindi bisogna aspettarsi una cosa simile. Però al contempo è overwhelming, è sopraffacente, credo che participo presente di sopraffare sia sopraffacente, come questo tipo di mercato sia veloce. La produzione di contenuti è diventata davvero globalizzata, si parla di liberalismo tantissimo economico, e questo secondo me ne è cartina al tornasole. Hai un prodotto mediatico come una serie TV e diventa oggetti un mese dopo, si trasforma in altre, diciamo, risorse lavorate per il piacere consumistico del pubblico, perché facciamoci caso, finito Squid Games non penso che la gente abbia ancora interesse, diventano fenomeni passeggeri questi delle serie, questo tipo di serie TV, presumo. E parlavamo, Gian, di una cosa, io e te, cioè di quanto sia diventato adesso, con la velocità, poco riconoscibile un certo tipo di espressione popolare, perché muore col tempo in maniera molto veloce, cose che vengono dimenticate, non sai più chi sono, non riesci a stare al passo, perché una produzione già di per sé ha tutto il, come suol dirsi, segnato nel DNA la vita e la sua morte. Abbiamo visto il fumetto di Diabolik, ad esempio, è un fumetto, cioè è interessante vedere come c'è stata l'evoluzione del fumetto, non voglio dire in Italia, però un certo modo di intendere il fumetto che persiste ancora oggi, c'è proprio una storicità legata a Diabolik negli anni 60. E io presumo che tanta gente qui non sappia chi sia, tanti ragazzi, presumo chi sia Diabolik, che rapporto abbia con l'editoria del fumetto in Italia, tantissime cose, quindi quello magari è un bel recupero. E è difficile stare a galla quando hai talmente tanti concorrenti massificati, indipendenti e non, che ti propongono le loro cose subito. Tu sai che in una bancarella già troverai quella che un'altra bancarella propone in maniera indipendente, a volte in maniera fatta custom. È difficile davvero fermarsi e valutare qualcosa in questa velocità che richiede il mercato, economica, libera. Gian, ti inquadro te perché voglio sapere... Giro. Ok. Ci siamo. Ah, ok. Parlo dall'inizio. Vabbè, stai parlando. È vero che tutto questo, ho capovolto un po', solo guardando la parte cartoon, e nemmeno tutta. Solo cartoon, spostiamoci, qua c'è più casino. E nemmeno tutta, perché alla fine siamo appena entrati, abbiamo fatto un giro veloce. Come dicevi tu, più gente del previsto. Sì. Innanzitutto. Cioè, se vogliamo parlare di rispetto alla distanza, non esiste proprio. Sì, no, cioè, bisogna stare molto all'occhio per quanto possibile. Esatto, siamo certi, quantomeno, dovremmo essere certi del fatto che perlomeno siamo tutti vaccinati, quindi si chiede il Green Pass per entrare. Certo. Però voglio dire, sì, il distanziamento sociale è un optional. È vero. E... sì, no, il discorso era nato anche dal fatto che io ho visto tanti ragazzi che facevano cosplay e proprio del genere di personaggi che ignoro completamente l'esistenza. È una generazione diversa, lo capisco. Sì. Ma quindi, vedi, anche se non fosse un'altra generazione, se fosse vicino la tua, essere aggiornati sui prodotti creati dalla cultura di massa è difficile. Vuol dire che devi spendere del tempo, certo, soltanto a seguire gli aggiornamenti, non soltanto a fruirne,
Cioè, se vuoi stare praticamente dietro i mercati, i mercati corpo, quello che producono, sì, è fondamentalmente già quello un aggiornamento di per sé costante che non ti permetterebbe un recupero storico, sì, perché va, non hai tempo di capire. E nemmeno approfondito comunque. Ma è normale. Se io sapessi, ok, questa cosa fa parte di quest'altra cosa qui. Siamo... Lo saprei a livello superficiale. Siamo assolutamente dentro una conoscenza di tipo orizzontale. Quindi ci si ferma su una superficie e la si cerca di estendere quanto più si vuole, si può, però quello che dicevi tu è una, come so dirsi, un tipo di conoscenza invece verticale che non fai tempo ad approfondire, non in, in questo modo. Poi la fiera ovviamente è un coacervo consumistico di tante rappresentanze artistiche, di produzione di merci, eccetera, che non è il luogo giusto magari per fare questo tipo di scopo. Hai notato? Siamo passati davanti agli stand di artisti indipendenti. Sì. E il discorso che facevamo nella live precedente, quando stavamo venendo qua, stessa cosa. Abbiamo visto le bancarelle che vendevano roba mainstream, piene così, e nessuno che si fermava dagli indipendenti. E questo è il problema, secondo me. Se la rapportiamo al videogioco, parliamo anche di una difficoltà a soffermarsi su qualcosa che non attrae subito l'interesse. Abbiamo visto che in questo mercato indipendente, anche in queste produzioni magari di quelle action figure, che anzi voglio dirlo perché mi ci ha dato il suo biglietto, questo cosplayer custom, che è fondamentalmente questo Francesco di Milano, gli si può commissionare praticamente costumi, action figure, tutto ciò che non si troverebbe così facilmente in giro nel mercato dal punto di vista mainstream. La sua bancarella era vuota, ovviamente aveva alcune action figure che aveva creato lui da presentare, sì, però non erano così attraenti, non era di richiamo. Ma questo non è tanto il problema, che se rapportiamo questa mentalità a come ci si approccia a un videogioco che non è conosciuto, perché non pubblicizzato, perché non ha un suo business legato al marketing, capiamo perché molta gente è disinteressata a voler scoprire da sola. Cioè, se non ci si basa su delle sicurezze legate a quello che i prodotti di per sé già ti portano alla luce, perché sono conosciuti, difficilmente trovi la persona che ti va a scoprire il videogioco indipendente X o a perdere un pochino del suo tempo all'interno degli store, anche su, dove ci sono prodotti gratuiti, pensiamo a Itch.io per esempio. Ma il problema è quello che non emergerà mai roba nuova alla fine. Sì, c'è molto soffocamento legato al mainstream, cioè la cultura massificata è quella che soffoca le possibilità, se vogliamo, di farsi conoscere culturalmente e di emergere, senza creare mai dei casi che siano interessanti. Ci vorrebbe davvero qualcuno che porti certi prodotti all'attenzione più ampia possibile, facendo un lavoro di scartabellamento, ricerca, selezione e soprattutto di discorso culturale, perché cioè non puoi fare ehi, discorso culturale, parlo di qualcosa se non so di che cazzo sto parlando, perché non ho le basi né storiche né ludiche, ma se vogliamo anche di curiosità nel proporre qualcosa. E quindi la Milan Games Week, ovviamente, ripeto, non è la sezione, non è la sede giusta, sede giusta, perché è consumistica come fiera, però ti dà quel senso di soffocamento. Wow. Ti dà quel senso di soffocamento commerciale, mercantile, che insomma, pensare di rientrare là dentro, Gian, sono un po' intimidito. C'è qualcosa che mi respinge più che attirarmi. Vabbè, allora, siamo graziati dal fatto che il tempo non è dei migliori, come potete anche vedere. Sì. Però perlomeno non fa freddo, non piove. Vero. Quindi volendo anche fuori si sta bene. Ok, qua non sì, si può passare. Niente. Sì. E quindi ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao.